passava non per l'avventura. Il manifesto di un grande teatro lirico è un invito. Non v'è che l'imbarazzo della scelta. Il Falstaff? Bene, abbiamo libero accesso per la porta del palcoscenico. L'allestimento dell'opera è approvato. Il soprintendente al teatro dice al direttore artistico: ora tocca a voi. E qualche giorno dopo, in un altro ufficio, si redige il primo ordine del giorno per le prove. Il lavoro è lungo, bisogna procedere pazientemente per analisi prima di arrivare alla sintesi, cioè alla rappresentazione. Ora, sul piccolo palcoscenico di prova, interviene anche il regista. In un'opera non occorre soltanto saper cantare. Nannetta e Fenton, i due colombi del Falstaff, si danno appuntamento anche fuori di scena. Tutti sanno che nell'ultimo quadro dell'opera le fate di Windsor sono false, ma tolti di mezzo i veli, chi si aspetterebbe di trovarli agli ordini del coreografo in un costume così razionale? Frattanto, nella preparazione di un'opera si procede per momenti simultanei. Nell'apposito studio si progettano le scene. Pittori che sono maestri di prospettiva e sul pavimento di un immenso salone non contano i metri quadrati di tela. Ora, una scena già sistemata in tutte le sue parti sulle intelaiature di legno viene montata in palcoscenico. Quanto tempo è passato? Forse pochi giorni, forse qualche mese, perché gli spettacoli di un grande teatro lirico sono predisposti in anticipo e spesso un'opera si prepara e si prova molto per tempo. Alla fine non c'è che da raccogliere e da stringere le fila, come in questo momento, per una prova in palcoscenico, la più curiosa per i profani. Vedete? Si apre il sipario come per la rappresentazione. Le luci sono accese, il maestro Tullio Serafin dà l'attacco. Ma chi sono questi borghesi?
Vi ricordiamo, perché possiate orientarvi nell'apparente confusione. Falstaff, atto secondo, quadro secondo. Ford, il marito geloso, dà la caccia in casa sua all'intraprendente Pancione. Il povero Falstaff viene salvato dalle donne in una cesta da bucato. I costumi cominciano appena ad uscire dal loro magazzino, o meglio dal guardaroba. Quanti ve ne sono? Migliaia. Sistemati opera per opera su attaccapanni o in armadi, completi di cappelli, calzature e mantelli. Costumi di ogni epoca e regione. Nella sartoria si provano e si ritoccano per adattarli via via alle persone. Se occorre per un nuovo allestimento se ne fanno tanti altri. Il costume di Falstaff, per esempio, reclama l'imbottitura della pancia. Per le parrucche v'è uno speciale laboratorio. Così siamo arrivati ai momenti sempre un poco febbrili, benché tutto marci in perfetto ordine, che precedono una rappresentazione. Nei loro spogliatoi le coriste e le ballerine si vestono e si truccano. Gli uomini sono sempre più svelti delle donne e ingannano l'attesa. Del resto, per le masse non manca neppure il bar. Nella retroscena di un teatro, se non quella delle lingue, c'è senza dubbio la confusione dei tempi. Un rubicondo beone vuol fare onore al suo tipo. Da un'altra parte, nei camerini dei solisti, spira aria di raccoglimento. Mariano Stabile si prepara ad incarnare Falstaff. Non vi stupite, i cantanti sono superstiziosi più dei vecchi marinai. I colori, le matite e i posticci hanno quasi compiuto il miracolo. Ormai tutto deve essere pronto. Il direttore di palcoscenico, al quadro dei comandi, dispone per l'inizio dello spettacolo. Il realizzatore delle luci, nascosto nella buca del suggeritore, dà un ordine per telefono. L'altoparlante lo ripete nella cabina elettrica, simile e forse non meno complessa di quella di una grande officina. Si eseguisce. Le luci si accendono nel cielo del palcoscenico. Nel sottopalco si sorvegliano le caldaie degli apparecchi fumogeni che inonderanno la scena di candide nubi di vapore acqueo. Ma quest'uomo che fa? Ma è il momento di accomodare orologi. Non temete, questo bravo macchinista non mancherà al suo dovere. Tocca a lui la manovra dei ponti mobili, quando una parte della scena deve sollevarsi o sprofondare. Fumo, ponti mobili, per il Falstaff. Ma
che il nostro caro Pancione abbia sbagliato momento. Infatti non ci eravamo ingannati. Falstaff si smarrisce tra i fantasmi del wagneriano anello del Nibelungo. Avete visto l'impossibile, perché da vicino abbiamo voluto mostrarvi alcuni dei più celebri trucchi di palcoscenico. Tutto è dunque trucco nel teatro d'opera? Lo si direbbe aggirandoci nell'attrezzeria che sembra riassumere il mondo fittizio del melodramma. Ma eterna e sovrana, da questo mondo si leva e aleggia la musica.